Lo so, e allora l'altra domenica diventò popolarissima, devo dire la verità. I giornali, i giornalisti, i tecnici, perfino i colleghi, veramente tutti collaboravano per far diventare un fatto assolutamente nazionale di spettacolo l'altra domenica, uno dei programmi rivoluzionari che aveva cambiato i varietà televisivi dell'epoca. Il varietà era un'altra cosa, era diventato veramente un rotocalco dello spettacolo, ma che faceva sorridere, quindi con degli sketch, con degli animali di studio, con dei balletti muti, con le sorelle bandiera, con le cose, una cosa straordinaria. Quando lo capimmo io e Ugo Porcelli, decidemmo che era il caso di finire il programma e lo annunciammo al direttore di Rai 2, Massimo Fichera, dicendo che insomma avremmo chiuso probabilmente con la stagione. Però lui ci disse: allora facciamo un programma speciale che si chiama L'altra domenica una tantum. Una tantum era una specie di tassa di cui si parlava in quegli anni lì. Allora io scelsi questo titolo, una tantum, perché andava di sera invece che del pomeriggio, e quindi con dei servizi un po' curiosi, un po' bluff, un po' particolari, addirittura con una piccola presenza di Pertini che era stato trovato da Fabrizio Zampa in un cinema, insomma delle cose, dei traffici nostri, andò in onda questo Altra Domenica Una Tantum, che fece un certo scalpore e batté un record di ascolto a Rai 2, molto importante, roba come 7 milioni, eccetera. Ma non finì però con l'Una Tantum, l'Altra Domenica. Continuò ancora 2 mesi a fare il suo dovere e a raccogliere i consensi della gente, però a maggio inevitabilmente noi decidemmo che la prossima stagione non avremmo più fatto l'altra domenica, perché cosa fatta capua. Buonasera, benvenuti. Buonasera. 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 Ancora una volta, grazie. Buonasera. Buonasera. Radio Corriere di domenica 4 marzo 1979. Nel palinsesto della Rete 2 alle 20:40 è segnalata L'altra domenica una tantum, edizione speciale per la 100ª puntata del programma di Renzo Arbore e Ugo Porcelli. Vi proponiamo una sintesi dei momenti più salienti di quella serata. Vai, Salvatore! Io credo proprio di no! L'altra domenica una tantum gli farà una sorta di compagnia fino a circa mezzanotte, con l'interruzione del telegiornale, del TG2. Mi pare che siamo in onda e forse possiamo parlare. Sì. Abbiamo deciso di fare le cose in grande e ahimè in grande ci vedete. Qua alcuni amici giornalisti, io non so come chiamarli, ma credo amici, ci hanno giocato uno scherzo birbone. Hanno parlato di noi in questa settimana in maniera entusiasta o spesso in maniera assolutamente, con critiche che assolutamente non ci meritiamo. Noi siamo sinceramente preoccupatissimi perché siamo sicuri che stasera noi praticamente vi deluderemo tutti. Comunque andremo avanti anche perché Andy, anche perché Andy si è fatto il vestito nuovo e anche i nostri amici Otto e Barnelli. Gli aveva detto, che la tappezzeria non è sartoria. La tappezzeria non è sartoria.
Otto e Barnelli, sempre malinconici, vi hanno dato il benvenuto a questa puntata dell'Alta Domenica Una Tantum, che noi facciamo appunto per festeggiare i 3 anni di vita dell'Alta Domenica, un programma che ha versato sangue, sudore e lacrime, probabilmente le ha fatte versare anche al pubblico dei telespettatori. Adesso pare di no, ma la cosa non è ancora chiarita bene. Però fortunatamente noi ce l'abbiamo messa tutta per questa serata cosiddetta di gala. Andy si è fatto fare un vestito nuovo, purtroppo ha sbagliato perché è andato da un tappezziere. Io avevo detto che la tappezzeria non è sartoria. Poi spiegherò perché io parlo in napoletano spessissimo. Fortunatamente Otto e Barnelli invece si sono fatti un vestito più serio. E io sono stato costretto dalla direzione della Rai TV, siccome una serata di gala la sera si usa così, a indossare questo frac. Devo dire che sono talmente compenetrato in questo frac tutto d'oro che qualche volta mi sbottono la camicia, mi lecco e sento odore di cioccolato, sono un cioccolatino vero e proprio. Dunque, noi potremmo cominciare, io credo, con la presentazione però all'altro pubblico, quello che non ci ha visto mai all'ora appunto di colazione o subito dopo, presentandovi i nostri collaboratori qui nello studio 4 di via Teulada. C'è innanzitutto mio cugino Andy Luotto, l'unico Andonio, dico bene, Andonio della storia, perché il suo nome è Andonio, così è stato battezzato per errore dai suoi genitori di Brooklyn, essendo costui italo-americano. Andy poi era con me fino a poco tempo, finché non abbiamo incontrato i cosiddetti, come li chiamano, i Wagner di Piazza Navona, che sono Otto e Barnelli, la nostra orchestra di One Man Band. Come vedete, i ragazzi suonano tutto e tutti, hanno un'intera orchestra, hanno il solo difetto di suonare motivi quasi rigorosamente malinconici. Ecco, e che finiscono poi sempre in maniera molto approssimativa così. Ecco, il nostro programma avevamo pensato, serata di gala, poi dopo quello che hanno scritto i giornali, non sapevamo che cosa darvi, molto sinceramente, adesso mi sono anche un po' emozionato, mi sto sciogliendo. Avevamo pensato a fuochi artificiali in studio, un coro di pernacchie, ma la direzione della RAI era un po' perplessa perché diceva un po' volgare. E allora abbiamo fatto un programma normale, normalissimo, come quello che alcuni di voi hanno visto negli altri... ma guarda, Cristo, you are divine. No, you are divine, cioè un divano. E you are divine, non so come si dice, divino, divine, o divano. Dunque, dicevo, e allora abbiamo fatto un programma normale per stasera. Non vi aspettate quindi grandi ospiti d'onore, non vi aspettate abiti di lusso. Questo è l'unico lusso che ci siamo permessi, anche perché sono residuati di altri spettacoli televisivi, credo. E noi cominciamo subito però con una vera festa. Non qui, la vera festa dell'Alta Domenica si svolge in un locale distante da qui, col quale adesso ci collegheremo. Intermediario di questo collegamento, l'inarrestabile Fabrizio Zampa, che è uno dei nostri più preziosi collaboratori, al quale quindi cediamo un attimo la linea. Quindi proviamo a vedere. Tu la fai, sono per bene, stasera. Vediamo, ecco, Fabrizio Zampa. È la metropoli tentacolare con i suoi mille colori ed ecco il nostro inviato speciale Fabrizio Zampa che si appresta. Un attimo, per favore. Com'è? Momento. Momento, tempo, grazie, tempo di scelta. Dunque ragazzi, eccoci qui. Come voi sapete questa è una grande occasione. Oggi, l'Alta Domenica compie gli anni, 4 marzo, data memorabile. Che cosa potevamo fare se non organizzare una grandiosa festa, un grandioso raduno di persone e quelle che contano? Cioè noi abbiamo pensato di riunire qui un gruppo di personalità del mondo della politica, della cultura, dell'arte, del cinema, dello spettacolo, della televisione. Tutta gente che è venuta qua a festeggiare l'Alta Domenica. Questa straordinaria spettacolo che oramai va in onda dal 4 marzo di 3 anni fa. Ecco, cominciamo subito, anzi, a vedere un po' che aria tira. Ecco. Buonasera. Ecco, si accomodi, prego. Grazie, buonasera. Vuole accomodarsi intanto? No, dopo. Ah, dopo, più tardi, va bene. Buonasera. Buonasera, prego. Vogliono accomodarsi? Ciao. Buonasera. Come va? Salve. Buonasera, signor. Nino Manfredi, prego. Piano piano stanno arrivando tutti. Scusate, io devo cercare con mio fratello. Sì, beati voi che vi divertite stasera mentre noi qua. Amici, guardi. Ecco qua abbiamo Monica Vitti. Ciao, come stai? Benvenuto. Lei signora deve entrare. Vogliamo cominciare a riempire? Se non, che dici? Vogliamo entrare? Prego.
Ecco, piacere di averti qui, sono comodo. Ecco, chi saranno tutti questi? Io non lo so, cioè la solita gente che ha avuto i biglietti da riuscire a Rai, questo è un dramma purtroppo. Fortissimo pubblico. Buonasera. L'onorevole Magri? Buonasera. Perbacco Zampa, quanti ne hai portati? I politici che non mancano mai, i politici, abbiamo avuto una serie di richieste pazzesche. I biglietti di invito che ci hanno chiesto i politici questa sera è stata una cosa drammatica. Tutto Montecitorio, voleva venire, ma non si può, stringere un po', cioè condensare la crema. Certo. Ecco, continuano ad entrare persone che io non conosco assolutamente, io vorrei sapere chi le ha invitate, vabbè, poi faremo i conti. I soliti imbucati, non ti preoccupare. Questa? È un fenomeno tipicamente romano. Si accomodi pure. Prego. Ecco, abbiamo qui Ugo Tognazzi. Come stai? Caro, benissimo. Scusa. Caro Tognazzi. Posso andare? Prego. A me non mi parla nessuno. Personaggi di nome mostruoso, a cominciare da quello che tu, Renzo, proprio hai etichettato il nostro tesoro nazionale vivente, cioè il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il quale arriverà tra poco per darci il suo messaggio. Il messaggio di augurio per l'anniversario dell'altra domenica. Sì. Più o meno, insomma, stanno arrivando il cliente, che adesso facciamo entrare. Se no Antonioni? Fusione qua. Come va? Vabbè, bel colpo. Benvenuti. Franco Rosi. Ciao cara. Ciao cara, come stai? Ecco, noi stiamo qui aspettando l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, c'è tutti, ecco, si sta facendo spazio, c'è qua il Presidente della Rai Paolo Grassi, il direttore della Rete 2 TV Massimo Fichera, il regista Francesco Rosi, ecco, siamo tutti qui schierati appunto per aspettare l'arrivo del Capo dello Stato, il quale arriverà da questa porta. Ecco, il Presidente sta arrivando. Ecco. Ragazzi, scusate, ecco, fate un po' di spazio. Ecco il Presidente Pertini con la sua inseparabile pipa. È qui. Buonasera, caro. Buonasera. Ecco il Presidente un po' indaffarato. Perché non parla? Qui c'è un portacenere, ecco. Ah, parla. Scusate signore che scarico la pipa, abbiate pazienza. Che se non... Ecco, noi adesso chiederemo qualcosa, speriamo di poterlo fare in questo momento, perché in queste occasioni in genere c'è una certa confusione, non è che non è l'ultimo arrivato, vorrei far notare. Andiamo. Ecco il Presidente. Io lascio qui. Ecco. Il Presidente lascia qui il suo paltò. Adesso, la pipa? Attento. Noi lo andremo a raggiungere. Ecco, dunque siamo finalmente dentro a questo cinema sul cui schermo tra poco appariranno appunto le immagini dell'altra domenica di questa edizione dell'anniversario. Immagini che noi sottoporremo all'attenzione di questo sceltissimo pubblico. Ecco, noi volevamo chiedere al Presidente Pertini qualcosa su questa serata. Questa serata sono venuto qui, ecco, adesso auguro buon divertimento a lei e buon divertimento a tutti. Grazie Presidente. Scomodare tutti per questo piccolo un pilastro. Molto bello, mi è piaciuto molto, sì. Grazie. Come, che ne pensate dello spettacolo? Bello, molto bello. Che impressioni? No, non si fa questo. Come non si fa? Ma è molto bello. Ah, beh. Antonioni. È un po' lungo il discorso, Sì, lo so. Perché parli l'altra domenica. È la trasmissione che mi diverte di più. Grazie. Quella che mi piace di più, quella che preferisco. Quindi questo compleanno? Che la domenica compie gli anni. Cent'anni così. L'altra domenica io non ho il televisore a casa. Oui. La domenica mi riposo e non la vedo mai, però so che è bellissima e Arpa è simpaticissima. Che ne pensa di questa straordinaria occasione? È una cosa molto emozionante, molto commovente per me. Beh, io non esagererei. Quale spettacolo? Quello che abbiamo appena visto. Ho detto, è bellissimo. Ecco, noi volevamo chiedere a Paolo Grassi cosa ne pensa di questa serata. Beh, è una serata emozionante, perché io non sono un uomo da serate, quindi è eccezionale. Ma dove vado? Apri!
Fabrizio Zampa sono i migliori del mondo, viva l'Italia! Grazie. È molto divertente, io la vedo sempre. Tanto a me mi piace moltissimo, è uno spettacolo che seguo molto. Devo dire che sono anche te mi piace moltissimo, mi piace, però che sto a fare? Sto a fare i complimenti. Arbore mi piace, Benigni mi piace moltissimo, mi diverte molto, è uno spettacolo vero, cioè è uno di quelli che mi diverte di più oggi. Si conclude così questa è la nostra grande festa. Beati voi. In cui la domenica ha messo insieme dei personaggi veramente di livello eccezionale. Oh, c'è da dire che cosa? È che appunto questo spettacolo è stato seguitissimo, tutti quanti parlano molto bene, tutti quanti sono entusiasti, cioè le dichiarazioni dei personaggi che abbiamo intervistato sono tutte positivissime. Quale film? Parla del film, scusa Fabrizio. Sì, parlate anche del adesso, film. Adesso, no, no, devi dire... Vedo una cosa sullo schermo, c'è il film, il cinema. No, devi svelare... Film, l'altra domenica. No, il film Cristo si è fermato a Deboli, dai. Dillo subito che è la prima del film. Oddio, sì. No, dillo. C'è stato. Vabbè, c'è stata la prima del film, dai, dai. Vabbè, adesso se stiamo a sottilizzare, non ci mettiamo a fare queste cose. No, a sottilizzare. Ci eravamo messi d'accordo che alla fine l'avremmo detto, Fabrizio. Queste cose, poi in fondo te l'ho portato i personaggi, c'erano tutti quanti, sentivo quello che avevano detto. Certamente, ma per legge. Buon divertimento, tutto. Guarda che è falso in atto pubblico. È il film, Sì, sì, sì. Era la prima del film. Sì, sì, va bene. Era la prima. Meglio che lo dici, va. Vabbè, vabbè, insomma. Ciao Fabrizio. Ed ecco che si spengono le immagini, si accendono le luci nello studio 7, dove incontriamo ancora una volta, come la nostra attenzione, il critico Roberto Benigni. E là, è una grande festa anche per te. Buonasera a tutto il popolo! Vedo Benigni, che è grande festa anche per te. Ti vediamo con uno splendido cappello. Che succede? Che cosa c'è? Che c'è? Ma che c'ha quella lampadina ancora? Questa lampadina è intermittenza, l'ho detto dalla prima puntata, vedi, faccio così, fa così. Ecco, dunque Benigni, è una grande festa. Questa sera, togliti signori... Togliti il cappello. Il cappello, grazie. No, dicevo, togliti il cappello. Del tutto. Bravo, definitivamente. Bene. Ecco, e anche gli occhiali. Gli occhiali, e anche la camicia, e la camiciola, e le mutande, i calzini. No, non c'è bisogno. Spogliati, Benigni. No, non c'è bisogno. Lo allora, dici per scherzo, no? No, sì. Come ma no? Comunque sarei felice anche spogliato, anche denudato, perché questa sera è il più bel giorno della mia vita che ho raccontato, ho scritto a casa, ho mandato, insomma, l'ho raccontato continuamente perché tu non sei stato invitato a Alborino e mi dispiace per te perché saresti stato bene, avresti conosciuto gente... E quella sera lì io ero come ubriacato dalla sfavillio della bellezza della serata che la mia vita non mi si ripresenterà mai più bella come quella sera lì. E cominciamo invece adesso con la musica e con la musica buona, visto che è la musica di Lucio Dalla, che è un nostro carissimo amico e che è stato uno dei nostri primi sostenitori, oltretutto permettendoci di prendere le sue canzoni che sono per noi tra le più belle che si facciano in Italia, una musica nazionale, un rock italiano, è una musica di qualità. Siamo andati a trovare Lucio Dalla a Bologna perché oltretutto oggi è il suo compleanno, io credo che si possa partire con le immagini, essendo il 4 marzo, e voi sapete perché una celebre canzone proprio di Dalla ve lo ricorda, che il 4 marzo 1943, titolo della canzone, è il compleanno di Dalla stesso. Ecco che vediamo le immagini da questo locale di Bologna e adesso dovrebbe per lui Lucio, al quale noi rivolgiamo tanti auguri quindi per il... E a parte l'augurio che mi faccio, vorrei cantare una canzone d'amore, mi sembra di buon auspicio. Benissimo. Una canzone d'amore anche se ritmica e anche se in fondo ritmicamente violenta, come in fondo l'amore può essere. Si chiama Stella di Mare. E dall'ultimo, mi pare, lo disco. Così stanco da non dormire, e di notte non c'è niente da fare, ce l'è poterti toccare, stare fermo e sentirti respirare. Dormi già, belle bianche, come sarà la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma è una scusa per venirti più vicino. Ti giri come se niente fosse. Spingo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano
cercare. Sorelle Bandiera. Guato, è il momento dei nostri giochi, rapidissimi. Vedete in questo momento Andy che si dà alla cultura, malgrado abbia una gallina residua che appartiene tutto a una, tutta un altro gioco. Ecco, infatti Andy se ne sbarazza. Dunque, Andy sta leggendo alcuni libri.
Vogliamo sapere da voi a quale lettura si sta dando Andy e perché. Quindi due domande e due risposte. Si vince una miseria, si parte da 40.000 lire, si procede di 20.000 in 20.000. I nostri giochi sono giochi poveri, lo sanno quelli che ci seguono al pomeriggio, non lo sanno quelli che ci vedono per la prima volta stasera e rimarranno delusi. Quindi abbiamo due minuti per voi. Vediamo da dove chiama questo signore. Da dove? Roma. Da Roma? Sì. Allora. Che tipo di lettura? Sì, a quale lettura si sta dando Andy e perché? Lettura impegnata. No, non è questa la risposta, grazie, arrivederci. 60.000 lire di Montepremi, pronto da dove? Pronto da Roma. Allora ci dica. Policoltura. Non è policoltura, grazie, infatti la gallina apparteneva a un altro gioco, non dovrebbe disturbare questo. Pronto, ci dica da dove chiama? Pronto da Roma. Allora? Non lo so. Mi dispiace tanto, grazie, arrivederci, siamo a 100.000 lire di Montepremi, pronto da dove? Pronto? Pronto? Sta leggendo libri di storia. Non è questa la risposta esatta, grazie, 120.000 lire di Montepremi, pronto? Pronto, mi sente? Mi sente? Dunque, qualcuno non risponde o il telefono squilla come... Ecco, vediamo. Pronto da dove? Da dove? Mi sente? Pronto? Ecco? Sì. Allora? È una buffonata. Non è questa la risposta esatta. Allora, vediamo un po'. Non è una buffonata. Dunque, vediamo se qualcuno chiama ancora. Pronto, ci dica da dove? Io lo vorrei per il Super Quiz. Il Super Quiz è in coda, mi dispiace tanto. Che faccio? Attendo? Può attendere, faccia come crede, grazie. Arrivederci. Grazie. Dunque, siamo a 140.000 lire di Montepremi, pronto? Pronto. A quale lettura si sta dando Andy e perché? Due domande e due risposte. Di scultura. Quale? Di scultura. Di scultura, no, non è questa, grazie. Dunque, la musica di Otto Barnelli è tremenda, pronto, ci dica? Pronto? Da dove chiama? Da Roma. Allora? Non lo so, mi dispiace. Mi dispiace anche a me, grazie, 180.000 lire, è suonato un campanello, quindi il prossimo concorrente avrà diritto a rispondere a un quiz d'emergenza, una tantum, anche il quiz. Pronto, da dove Pronto. Chiama? È da Roma. Allora, mi dica il risultato del primo gioco, quello di Andy. A quale lettura si sta dando Andy e perché? Ma il libri... Non so. Non è questo. Grazie e guardi bene i libri. Grazie. Allora però lei può concorrere al nostro quizzello, no? Sì. Adesso lei vedrà un cartello, no? E io le dirò alcune cose, cioè possiamo giurare che non solo per motivi pecuniari, il nostro personaggio nascosto non aderirà all'invito del terzetto adescatore. Lei lo sa identificare di chi si tratta? Un momento, eh. Guardi bene, mi raccomando, c'ha appena 20 secondi, altrimenti finisce il gioco qui non e so andiamo avanti. Non so se leggo bene, che cosa c'è scritto, se viene con noi facciamo un bel quartetto. Sì. Ma lo sapete che costa un capitale? Pensa che è facile, 80.000 lire una tantum. Sembra facile. Forza, che scade il tempo. Otto e Barnelli avevano già intonato il motivo triste, mi dispiace tanto, non hai vinto manco questo, era Carlo Marx, perché quelli erano i tre fratelli Marx, cioè Groucho, Arco e Cicco, e naturalmente l'altro che parlava oltretutto del capitale era il famosissimo Carlo Marx. L'emozione mi ha rubato. Eh? È stata l'emozione. L'emozione è anche mia, non si preoccupi, è fortissima. Ciao, arrivederci, grazie. E allora i prossimi giochi verranno dopo, in particolare l'opinione di Mister Ramengo, che come ogni settimana ce la fornisce dagli studi del telegiornale. Quindi io direi di passare la linea direttamente a Mister Ramengo, mentre potete vedere le ultime immagini di Andy che sta sfogliando alcuni libri. Notate le dimensioni dei libri se volete essere facilitati a indovinare il gioco. Dunque, ecco l'opinione. Avete tutti senz'altro sgamato, uto ato, che in mezzo a tutta questa confusione e soprattutto battage pubblicitario, un uomo aspetta inguattato nell'ombra l'onorevole Amintore Fanfani. Questo piccolo uomo di origine forse asiatica o addirittura subasiatica, pronto a balzare sulla presidenza che egli ha lungamente sognato ed agognato fin da quando era piccolo, cioè anche adesso, perché anche adesso egli è piccolo. Olo, ulo, alo, ilo, olo, ulo, alo, ilo, olo, ulo. Ebbene Fanfani, pronto a presentare la propria candidatura, si è accorto di mancargli un esame di diritto alla facoltà di giurisprudenza.
Perché un presidente non solo deve essere laureato, ma anche non analfabeta. Per evitare i giornalisti, hanno organizzato l'esame presso la facoltà di veterinaria. Per evitare giornalisti e fotografi. Il presidente, futuro presidente, l'onorevole Fanfani, si è recato lì di soppiatto in un momento di tempo libero. La commissione riunita dei professori, formata da tutti i giovani del 68, gli hanno rivolto la seguente domanda: come intende governare Eminenza? Ed egli ha risposto: col potere assoluto. Egli ha risposto lo gnomo, sorridendo con tutti quei suoi denti canini, sia sopra che sotto, che davanti che dietro. La commissione lo ha rimproverato duramente della propria impertinenza e lo ha rispedito a casa con la seguente motivazione: bocciato. Waldheim. Allo? Pronto? Pronto? No. Con chi parlo? Il? Ministro? No, il signor Damengo è andato nella toilet e gli si sta lavando le mani, ma penso che approfitti della pausa per sfogare i propri istinti. Per fare altre cosine. Lei richiamerà più tardi, forse? Quando? Come? Grazie. Waldheim. Pronto? Sì. Come? Senza il filo? Buongiorno, sono la signorina Iris. Io ero qui di passaggio, stavo spolverando sotto al tavolo le cicche rimaste dal signor Ramengo e anche approfittavo per spazzolare, scopettare anche il soffitto. Come? E anche le pareti, sì. Non lascio niente di intentato, signore. Come, signor? Come devo riferire? Ministro? Ah, va bene, signor ministro. Egli si è recato alla toilet, si sta lavando le mani, le braccia, le gambe, le ascelle e il busto. D'accordo, signor ministro. Senz'altro, buongiorno. Waldheim. È finito. Vediamo se va, mamma mia. No, perché dicevamo, stavamo commentando con Andy che vestiti così proprio non ci troviamo. Comunque, vabbè. Oh, volevo anche ricordare al pubblico, cosa che non ho detto perché appunto stasera c'è un po' di emozione qui nello studio, perché non siamo abituati alla serale noi, dopo il telegiornale della notte, così, avremo un'edizione particolare di quest'altra domenica, una tantum, che si chiama L'altra domenica proibito. Ci saranno delle cose, come dire, non proprio solite televisive, ma non vi aspettate delle cose straordinarie come hanno scritto questi giornali che hanno esagerato moltissimo. Dunque, e adesso però, siccome abbiamo anche dei problemi di tempo, cediamo la linea subito a Londra, dove dovrebbe mandarci un servizio Michel Pergolani, che è un simpatico personaggio che noi abbiamo definito diabolico, come un bravo ragazzo, come praticamente Andy, come Otto e Barnelli. A proposito, dunque, vediamo se Londra è a posto. Sto cercando di farla lunga perché probabilmente il collegamento con Londra non si verifica immediatamente. Eccola le immagini. 4 marzo. Altra domenica di pomeriggio, anzi di sera. Di sera. Pomeriggio e sera. Dove stai, Michel? Io ho fatto tutto di pomeriggio. Oggi l'altra domenica di sera. A me nessuno dice niente. Avevo detto vestiti per bene, che qua stiamo davanti al pubblico per faccio bene. Faccio vedere quello che ho fatto oggi pomeriggio. Ma guarda, che faccia. Beh.
Grazie Roma, grazie Renzo, qui Michel Pergolani per l'altra domenica, buon pomeriggio. Ma che grazie Roma, tu ci stai facendo fare una figuraccia vestito come stai? Ci troviamo davanti alla mia residenza invernale con il mio autista John ed insieme a noi verrete a fare un giro per i locali rock che sta... Beh. I locali rock stanno andando per la maggiore... Londra è un locale dopo l'altro. Ce ne sono decine e decine, di tutti i tipi e per tutti i gusti. Ogni sera puoi ascoltare qualsiasi genere musicale, ballare qualsiasi ritmo e soprattutto, come un denominatore, prenderti la giusta sbornia quotidiana. In questi ultimi anni, sempre tra una bevuta e l'altra, ne sono nati e morti diverse decine. Alcuni, e sono quelli per bene, dietro la spinta della disco music, ed altri, e sono quelli più infimi, dietro quella dell'inesauribile rock. Questi ultimi sono quelli che interessano a noi. Naturalmente sono locali da disgraziati, da peggior feccia cittadina, da maniaci sessuali e soprattutto da alcolizzati. Ecco perché tu ci bazzichi. Guardate. Michel. Praticamente un teppista. Tra i due che vi andiamo a presentare, quello più perbenino è il Venue, situato a pochi passi dalla stazione Vittoria. Ogni sera, due spettacoli, ettolitri di birra e gruppi come questo. Succede? Pergolani? Che scherzo è questo adesso? Che c'è? Che c'è? Che stai tramando? Non ci dire che l'hai fatta l'impresa di Londra! Non può essere! Hai fatto l'impresa di Londra. L'impresa di Londra. Sempre peggio. Pergola! Pergolani! L'ha fatta. L'impresa di Londra. Ci ha telefonato Isabella Rossellini che ci aspetta da Los Angeles. Che succede? Ci aspetta da Los Angeles con un servizio che ci propone delle gare di wrestling. Pare che sia l'ultima moda, l'ultimo grido in fatto di lotta libera, una sorta di lotta libera. Sì, state vedendo una gazzara praticamente in diretta qui sulla Rete 2 ad opera di Andy Tagliditte fa, persona per bene, stasera stiamo tutti signori. Lui capisce soltanto il napoletano oppure... dicevo, allora, se Los Angeles... Ecco, Los Angeles in linea! Sport in apparenza tra i più violenti e sanguinosi che si possa immaginare. Mildred Brooke, la ex campionessa di pesi massimi, è la direttrice di questa scuola. Lo sport, popolarissimo in Giappone, l'ultimo incontro di Mildred ha riunito 40.000 suoi tifosi in uno stadio di Tokyo, sta acquistando terreno anche in America, soprattutto a Los Angeles e nel Midwest. Il corso costa 300.000 lire circa e dura a seconda della necessità di ogni studente per imparare tutte le cadute, le prese e le diverse tecniche. Nel wrestling tutto è permesso, calci, pugni, schiaffi, sgambetti, dita negli occhi, spintoni. Gli incontri di circa mezz'ora l'uno sono divisi, come per il pugilato, in round. Vince chi riesce ad inchiodare l'avversario con le due spalle a terra per più di 10 secondi. Questo sport è ritenuto dai suoi atleti superiore
perché fonde insieme l'arte dello judo, del karate e del pugilato. La scuola prepara i giovani lottatori al sanguinoso giorno del loro primo incontro. Si devono preparare ad ogni evenienza, aspettarsi di tutto e inventare loro stessi nuove prese e assalti per sconfiggere l'avversario. Non lo saccio se è buono. Gli incontri si svolgono all'Olympic Auditorium di Los Angeles, dove due volte a settimana nonne, nipotini, suoceri, genitori, cugini, famiglie intere si riuniscono per assistere agli incontri di questo sport tra i più spettacolari e divertenti che ci siano. Dopo mezz'ora di questa baraonda, arbitri e allenatori si sono ritirati. I lottatori sono saliti dal pubblico, non più violento e ostile, ma all'improvviso pieno di amore e ammirazione, che chiede autografi, baci e anche una stretta di mano ai loro idoli. Facciamo un altro collegamento, ahimè, con lo Studio 7, dove ci attende ancora una volta il critico Roberto Benigni in una nuova veste. È una veste insolita per un critico, per un intellettuale. Speriamo che il collegamento sia pronto al più presto, perché in realtà vi spiegherà meglio lui di che si tratta. Noi non sappiamo bene, ci ha detto che ci avrebbe riservato una sorpresa il critico Roberto Benigni, e spero che una sorpresa lo sia. Speriamo che non si violi mai il buon gusto. C'è qualche interferenza. 1-2-4, 1-2-3. Che c'entra 1-2-4? C'è qualche interferenza nel collegamento con lo studio. 1-2-4 che? 1-2-4, prova interferenza. Prova interruzione. 1-2-4. Come interferenza? Prova 1-2-4. Scusate, ci sono i tecnici che... Pronto? Che diavolo sta succedendo? Scusami. Bene, vado. Attenzione. Ci hanno beccato, ci hanno beccato. Sono riusciti? A sinistra dell'Alta Domenica. Dopo 2 anni di militanza nell'ombra clandestina, abbiamo deciso di intervenire direttamente nella trasmissione. Sì, non cercate di interromperci. No. Trasmettiamo da una postazione mobile. Scusa, per colpire questi l'improvviso. Stanno interrompendo. I gruppi a sinistra dell'Alta Domenica, non hai sentito? Siamo di ritorno dalla Sardegna. Che devo fare io? Io voglio sapere. Finale della Barbagia, abbiamo trovato un reperto importantissimo. Che cosa sta succedendo? Una pista cinematografica riguardante il segretario. Beh, si sente una voce qui. È un pazzo popolare, praticamente. E nulla, eh? Nulla potrà fermarci. Si sente una voce. Io non so che fare a questo punto, perché o mi dite. Ci troviamo. Sì, non sapete che un sotterraneo segreto. Che un succede? Scantinato blindato. Insomma, vanno anche le immagini? Tra pochi istanti vedremo un filmato che in molti avevano cercato di distruggere. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, non più tardi di un anno fa aveva cercato di ringiovanire l'immagine del suo partito per accaparrarsi i voti della generazione emergente, dei giovani insomma. Recatosi in America in incognito, si era sottoposto a un provino cinematografico che noi oggi, illegalmente, siamo riusciti a recuperare. Non posso parlare. Non posso parlare. Perché non posso? A quanti? Ci hanno interrotto. A quanti? Accusavano il Partito Comunista. Perché di eccessivo immobilismo. Berlinguer ci disturbano. Aveva deciso di rispondere non con una solita conferenza stampa o con una tradizionale festa dell'unità, ma presentandosi ai giovani in un film di grande movimento, un film musicale. Questo provino oggi noi siamo orgogliosi di poterlo presentare alla televisione italiana. Ecco, vediamo Berlinguer entrare negli studi cinematografici. Qui invece è a colloquio con un altro aspirante alla parte, un certo Travolta, un italo-americano, a cui Berlinguer è riuscito a carpire qualche segreto. Un'operazione astuta, che se fosse andato in porto avrebbe cambiato l'assetto politico dell'Italia e dell'Europa. Un documento che solo grazie ai GASAD, gruppi a sinistra dell'Alta Domenica, oggi è possibile mostrare in televisione. There is
Com'è finita lo sanno tutti ormai. Il film è stato un grande successo internazionale, ma la parte non è stata affidata al segretario del Partito Comunista Italiano. E così, alle prossime elezioni, i giovanissimi voteranno John Travolta. Gazad! Questi ce l'hanno fatta. Così, Andy, sì, tu non sei molto allegro, perché tu sai che cosa ti aspetta. You know what you wait. Dunque, il fatto è questo, che noi in realtà non volevamo proporvi il solito spogliarello maschilista che poi ci avrebbe attirato le ire di tutti, che oltretutto non condividiamo, eccetera. Poi troppo fatto e rifatto, lo fanno tutte le televisioni private, eccetera. E direi la verità, siamo riusciti a convincere Andy a fare una sorta di casareccissimo, come dire, casalingo striptease. Non è molto entusiasta della cosa, perché dice, però lo abbiamo mandato a una scuola seria, quella di Rosa Fumetto, e io credo che qualche cosa riesca a farla. Io so che tu non lo vuoi fare, perché giustamente non è edificante, però non può mancare un proibito senza spogliarello. Adesso, anche se tu non mi capisci, cerca di capire almeno l'accoratezza sul mio volto stanco per questa altra domenica una tantum. Allora, sì, now. Allora, ancora, via. Allora, per favore, dalla regia, una musica adatta che... Oh, eccola. Più forte anche, grazie. Vai, Andy. Vedi che un certo stile ce l'hai? Vogliamo adesso però farvi vedere un altro degli spettacoli, non direi proibiti, ma insomma certo si tratta sempre di un gruppo inconsueto. Si tratta di un gruppo che si chiama Gli Schiantos, fanno anche loro un rock che hanno chiamato demenziale. Ci aspetta per questo motivo Silvia Nicchiaico, la nostra intraprendente collaboratrice di Milano, per farci vedere un pezzettino di questo spettacolo degli Schiantos, senz'altro il più singolare. Ciao Renzo, buonasera a tutti, sono ecco. Qua al Cinema Teatro Cristallo, che dopo 20 anni questo cinema diventa teatro. Mi sono vestita appunto per l'occasione, perché è un gran galà stasera. Ma mi sarò vestita per l'occasione o no? Boh, certo, Renzo, cosa dici? Vedo qua. Dunque, mi sono vestita per l'occasione perché questa sera c'è un grandissimo concerto degli Schiantos. Chi sono gli Schiantos? Sono un gruppo di rock demenziale. E io non so bene cosa voglia dire demenziale. Un attimo. Ma tu sai cosa vuol dire demenziale o no? Vabbè. Allora, sono qua per gli Schiantos, che è un rock demenziale, e fanno una specie di spettacolo diverso, rock demenziale come tu prima. Adesso vado a chiedere ai ragazzi degli Schiantos cosa vuol dire rock demenziale, perché veramente non lo so. Un attimo. Scusa un attimo. Sì. Ecco, abbiamo trovato uno degli Schiantos, scusami. Vorrei sapere da te, dato che il pubblico che ci segue questa sera non sa cosa siate voi, vorrei sapere da voi cosa vuol dire rock demenziale. Ti ringrazio di questa domanda, che mi dà finalmente modo di spiegare questa demenza del rock. Il rock demenziale è un rock particolare, un rock che non tutti possono fare. In questo senso noi siamo l'avanguardia, vengo al sodo, lo dice. Ma cosa dire del rock demenziale, se non che è un rock scatenato, un rock veramente fantastico, il massimo del rock, un rock schianto. Ecco, scusa un attimo, ma sì? Tu sei sposato? No. No? Perché? Niente così, ciao. Ed eccoli gli Schiantos, anche loro non scherzano. Adesso vi faremo un pezzo sull'avanguardia, perché non siamo all'avanguardia. Io ve lo siete, come potete vedere guardandovi attorno, la massa. Io ve l'ho già detto 100 volte, state attenti, che ci avete da imparare dall'avanguardia. Stucconi! Fanno i rematori quando vogliono fare i
sfegatato gruppo di rock, e infatti viene accolto come si merita in quel di Milano. Del resto, che volete fare? Questo è il nostro pubblico. E forse vedendo queste immagini ci rendiamo conto che forse noi siamo più tutto sommato, Andy, tu che dici? Legati a questi sciagurati. Che non a quelli che preferiscono quell'orribile vestito di lamè dorato che mi sono messo. Sono i tipici avanzi di ogni concerto degli Schiantos. Vedete alcune significative espressioni di alcuni dei componenti. E credo che queste festose immagini siano significative per concludere così la nostra puntata dell'altra domenica. Una tantum è proibito. Non tanto una tantum, ma quanto proibito. Vediamo che già Otto e Barnelli stanno cominciando una loro marcia. Sì, abbiamo voluto chiudere la puntata come la si chiude ancora nel notturno dell'Italia, quando finiscono i programmi. Tra qualche minuto la televisione si spegnerà. E come farla spegnere bene se non ascoltando il nostro glorioso inno nazionale? Con questa gloriosissima marcia, che è una delle più belle del mondo, noi vi salutiamo. Siamo contenti di avervi avuto con noi fino a quest'ora tarda della notte. Sappiamo che la puntata ha avuto alti e bassi, forse più bassi che alti, ma era l'emozione di trovarci con una platea così grande, così diversa dalla nostra solita, piccola ma sincera. Un minuto di raccoglimento per noi e per tutti voi. Signore e signori, buonanotte. Io lo so perché son guai.
proibito, appendice dell'altra domenica una tantum, che una volta tanto avete visto in serale, in un orario insolito. Ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito fino a quest'ora e, perché no, gli amici della stampa che, avendo parlato fin troppo bene di noi, in questi giorni ci hanno messo in grave imbarazzo per stasera. Comunque, grazie a tutti e l'appuntamento è il solito per il nostro piccolo ma sincero pubblico. Alle 13.30 domenica prossima sulla Rete 2, perché l'altra domenica è un programma inguaribilmente targato 2. Andiamo Genio, Salvador. Va ora in onda a colori l'altra domenica. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e cotillon. Vai Salvator! Perché che aumenti, è rimasta fedele davanti ai teleschermi per guardarsi le nostre ultime immagini, che speriamo siano di vostro gradimento. Ma non saremo noi, non saremo proprio noi, una trasmissione che vuole essere inconsueta a ricorrere alla retorica, a ricorrere così alla commozione, alle frasi fatte, luoghi comuni, eccetera. Vogliamo finire tranquillamente come tutte le altre puntate, fare questa trasmissione, anche se a dire la verità un po' scombussolatielli o scombussolati siamo, anche perché Andy continua a ricordarmi che i pil bianchi avanzano, i capelli bianchi, vede, e lui continua a cercarli accuratamente, questo tutta la settimana. Pil bianchi. Trovate pil bianchi. Non so che sfizio c'è di togliermi il pelo bianco per poi farmene crescere tre di cose. Comunque è l'età appunto di tutti forse, e quindi noi oggi diciamo poche cose, anche perché poi le diremo durante il corso della puntata, eccetera. Come vedete siamo pieni di premi. Ieri a Salso Maggiore, presentata e organizzata da Daniele Piombi, c'è stata una premiazione che ha visto colà il nostro Andy e il nostro rude regista Salvatore Baldazzi. Abbiamo conquistato, come vedete, abbiamo conquistato il premio della critica, dei critici radiotelevisivi. Pare che l'80% dei critici radiotelevisivi abbiano votato per noi, quindi una maggioranza schiacciante, più di quelle previste per alcuni partiti, eccetera. E questo è il premio ambito. Poi abbiamo vinto la trasmissione il premio come la migliore trasmissione della fascia pomeridiana, questo eletti, credo, dal popolo. Dal popolo si intende dal pubblico. Andy continua a darmi il suo obolo, grazie, sono sempre dollari, perché vuole mostrare anche il suo premio. Andy è stato eletto, sempre ad acclamazione generale da parte dei lettori del settimanale Sorrisi e Canzoni, rilevazione televisiva dell'anno, avendo questo premio. Quindi noi, carichi di premi e di prebende, nonché di articoli positivi che ringraziamo senza citarli tutti, vi affidiamo alle mani, alle chitarre e ai polpastrelli dei Los Remedios con La Cucaracha. Un saluto. Hola muchacho, anda, anda. La cucaracha, cha cha, ya no puede caminar. Oh, ¿por qué? Porque no tiene, porque le falta, marihuana para fumar. ¿Cómo la tocan? La cucaracha, cha cha, ya no puede caminar. Digo, ¿por qué? Porque no tiene, porque le falta, marihuana para fumar. La maldita cucaracha es un ánimo muy necio, échame sonso la pata de la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha. ¡Ole! Se la lleva en el Pedro. Manolo. Entre cuatro sopilotes, un ratón de sacristán. La cucaracha, cha-cha, la cucaracha.
laguna. Ella murió. Los Remedios. Olé. Los Remedios vi hanno presentato la cucaraccia, l'ultima beffa dell'altra domenica. Abbiamo debuttato con i Los Remedios il 1° aprile, in quell'occasione io dissi storicamente non faremo come fanno tutti il pesce d'aprile, questa tradizionale beffa, e invece il 1° aprile voi siete caduti vittima della nostra beffa, una beffa naturalmente innocente. I Los Remedios che per 9 settimane vi hanno accompagnati con le loro musiche messicane, straordinariamente messicane, tradizionalmente messicane, sui vostri teleschermi sono italiani d'Italia. Vamos muchachos, e sono di uno di Bergamo, uno di della Sicilia, un altro di pugliese. Eccoli qua, i Los Remedios che ha un ultimo un ultimo pompero velocissimo. Una perfezione nella loro messicanità che anche i messicani hanno. Olè! Los Remedios! Il più messicano dei gruppi messicani! Recupa, recupa! Io ho cantato le tue remando, io non mi vengo con lei. Io spaghetto gitano, io tengo sangue del re e del pan. Io spaghetto gitano, io tengo sangue del re e del pan. La palma della mano, fantastico. Olè! Elena Restabile Zampa, sì, a proposito del governo vecchio, che qualcuno, qualche residuo non sa ancora che è la sede del movimento femminista romano. Volevo dire anche che nel corso di queste puntate, noi dell'altra domenica, qualche volta ci siamo permessi di scherzare con le nostre amiche femministe, ma spero che abbiano capito che scherziamo, anche quando... Andy, ma tu lo sai che non si può fare politica qua? Oh, ho visto una fotografia. Ehi, qua non possiamo fare politica, tant'è vero che non la può fare anche... Vabbè, salutavo le femministe, anche il nostro amico Ramengo, che però fa, come al solito, farà anche oggi la sua opinione. Quindi cediamo la linea al telegiornale, appunto, dove gli studi del telegiornale, dove c'è il nostro amico Mr. Ramengo, nella sua ultima l'opinione. Si può fare politica, hai capito? Mister Ramengo, che fa? Come il sorriso? Sì. E viene finto. Ah. Viene finto. No, è finto così. Faccia la faccia normale. Benissimo. È contento di risentirci dopo tanto tempo? Neppure per idea. E come mai, Mister Ramengo? Meglio. Meglio solo che male accompagnato. Le piaceva più star solo. Ma non dica così, è l'ultima puntata, Mister Ramengo. Dobbiamo essere tutti solidali fra di noi, no? No. Come no? Amiche telespettatrici, è l'ultima puntata, perciò dobbiamo essere solidali tra di noi. Ecco, benissimo. E fare un po' il clou. È il punto della situazione. Sì. Ecco, lo facciamo, lo fa subito? Sì, un'opera omnia. Va bene. La chiami come crede. Mm. Di che parleremo oggi? Di che parleremo oggi? Amiche telespettatrici, buon pomeriggio. Parleremo oggi dell'onorevole Corleo. Ebbene, ma questo l'abbiamo già parlato tantissimo. Sì. Però l'onorevole Corleo, questo uomo
austero, demodé, vecchio stampo. Sì. Severo? Nella sua enorme solitudine? Sì. Si è erto ancora una volta di fronte a questo emiciclo? Sì. Deserto? Sì. Ma come mai parla di fronte sempre a questo emiciclo deserto, l'onorevole Corleo? Perché non appena l'onorevole Corleo entrano, gli altri escono, lasciandolo nell'emiciclo deserto con i soli, la sola compagnia degli scopini e le bidelle furtive e grifagne del ciclomò, emiciclo, dell'emiciclo, a pronunciare la sua emiciclica. Amici telespettatori ed amici. Allora, che cosa ha detto quest'oggi l'onorevole Corleo? Oh, l'onorevole Corleo, muto nella sua disperazione, con la commozione che gli bagnava il ciglio, il petto, il dietro, il crine, ha pronunciato al fine la sua emiciclica. Egli ha messo a fuoco il guaio principale della nostra amata patria, che è e resta l'Italia. Bene, qual egli... è? Se... Qual è il guaio principale della nostra amata patria? L'onorevole Corleo ha affermato che il guaio principale della nostra amata patria, che è e resta l'Italia, è la nostra amata patria, che è e resta l'Italia. Pertanto, come? Per estirpare il guaio principale che affligge la nostra amata patria, che è e resta l'Italia, bisognerebbe estirpare la nostra amata patria, che è e resta l'Italia. Mamma mia, questo ha detto l'onorevole Corleo. Concludendo come? L'onorevole Corleo, terminata di fronte all'emiciclo deserto la sua emiciclica, completamente spompato ed esanime ed esangue, con la commozione che gli bagnava il ciglio, il petto, il dietro, il crine, è stramazzato sul suolo, sull'impiantito di legno, rimanendo esangue al cospetto dell'emiciclo deserto, esangue o quantomeno distratto. E nessuno l'ha soccorso? Sì, alcuni scopini dell'emiciclo lo hanno ramazzato via insieme alle ciungomme e ai mozzoni abbandonati. Insieme? Alle ciungomme e ai mozzoni abbandonati. Mamma mia, che brutta fine ha fatto l'onorevole Corleo. Comunque, niente, è proprio la puntata conclusiva, evidentemente, dell'Alto Domenica. Allora noi la salutiamo, mister Amengo, anche se lei non è stato capace. Ma che diavolo sono quelle ombre dietro di sé? Ci tolga questa curiosità. Che succede in quello studio 8? Carmine. Te l'avevo detto io. Carmine. E tu non mi hai voluto ascoltare. Che c'è? Che tu sulla sommità del capino. Che c'ha? Carmine! Informavo Carmine, amiche telespettatrici, che Carmine ha sulla sommità del capino alcune corna ramificate. Oh, mamma mia. Valdheim. Carmine! Si faccia togliere quelle corna, porca miseria. Mr. Amengo, arrivederla. Valdheim. Che Valdheim, arrivederla. Domani i non romani possono partecipare con noi al gioco e diciamo che cominciamo subito con la nostra ignobile sceneggiata, appunto, per usare un linguaggio ormai quasi entrato addirittura nel linguaggio di alcuni politici. Dunque, Andy adesso fa un'operazione, dopo avermi naturalmente retribuito, come è chiaro che debba fare, visto che Andy ormai è lanciato verso successi. Dunque, ecco, adesso io dico a lui una cosa. Perché Andy, per ripararsi dal sole, per farsi ombra quindi, è andato dietro questo grosso orologio? Si comincia da ben 180.000 lire. Voi dovete dirci esattamente perché Andy, per ripararsi dal sole oppure per farsi ombra, è andato dietro questo grosso orologio. Vado al telefono, romani e non romani possono chiamare, pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Allora. Allora, perché dietro l'orologio è notte, dato che sul davanti splende il sole e la luna è coricata. E la luna è coricata, non è questa la risposta, grazie. Pronto? Pronto. Da dove? Da Roma. Mi dica. Perché quell'orologio lì è ombroso, a luna di traverso. Eccola la signora che ha indovinato e che ha vinto 220.000 lire. Ole, ole, Los Remedios con il loro giubilo.
Olè. Olè. L'orologio è ombroso, quindi signora, avendo l'una, cioè la una, come avete visto nel quadrante dell'orologio, di traverso, per traverso. Quindi modi di dire, c'è 220.000 lire. Signora, che cosa fa lei? Io? La casalinga frustrata. Frustrata? Sì. Perché che cosa avrebbe voluto fare da grande? Qualche altra cosa. Ah, per bacco. Quale, per esempio? Quale, per esempio? Beh, non saprei. Qualunque altra cosa, forse questa. Ma c'è anche una rivalutazione delle casalinghe, però, lei sa. Per carità. Per bacco, ecco, non significa più, non viene più usato questo termine in un'accezione un po' spregiativa, come si diceva una volta, sì, no? Non è perché è spregiativa, è proprio che non mi piace fare la casalinga. Ah, che non le piace fare, diciamo, da cucina. Ecco, non le piace. No. E si stanno cambiando le cose perché in realtà piace a noi, Andy continua a guardarla fissamente. Siccome è l'ultima giornata dei giochi, non vogliamo procedere per giochi, poi lasciarne insoluti altri. Certo. Vogliamo dare la possibilità a tutti di risolvere il nostro super quiz. Ah, bene. Io metto le scarpe, Andy. E quindi anche lei ha diritto a cercare di indovinare il super quiz, del quale sa anche com'è la formulazione, no? Dunque, adesso io le faccio rivedere mentre Andy fa un po'... Aspetti, devo andare a guardare. Come dice? Devo andare a guardare. Ecco, vada a guardare rapidamente. Aspetta. Bisogna dare tempo alle signore casalinghe di recarsi presso il loro elettrodomestico preferito. Nel caso della signora Elda, senz'altro la televisione è l'elettrodomestico preferito, perché abbiamo capito che a lei non le piace bazzicare col frigo, con la lavatrice o con la lavastoviglie, se ce l'ha, e con la cucina soprattutto. Andy, Uvi. Ecco, no, Uvi non c'entra, ormai è diventato un suo slogan, ma Andy, come vedete, perché siamo costretti a sorbirci questo strimpellio stridente e stonato di Andy? Quindi è un perché, ancora una volta, che si può sapere dalla signora Elda, altrimenti... Non lo so. Non lo sa. Poi è suonato anche il gong. Comunque lei ha vinto una bella cifretta prima. Le facciamo tanti auguri. Grazie. Non si preoccupi. Ecco, vabbè, la ringraziamo, eh? Arrivederci. Grazie. Auguri, arrivederci. E allora il prossimo turno giochi ai nonno romani, mi raccomando. E adesso, però, colleghiamoci con Michel Pergolani, che credo che non farà un servizio, ma ha detto che ci riserva soltanto un saluto. Qui Londra, a voi, cioè qui Roma, a voi Londra. Michel Pergolani, diabolico, amico... Oila! Abbia funestato la città di Londra, o forse abbia rallegrato, perché non si sa a questo punto. Ed ora che siamo giunti all'ultima trasmissione, dalle pene e dalle fiamme dell'inferno, dove mi hanno sbattuto per aver fatto parte dell'altra domenica, lì ci parli. Un caldo saluto alla redazione romana, a tutti in Italia. Ed un ringraziamento a tutti coloro che qui a Londra mi hanno dato una mano per finire dove sono finito. Michel, non è detto che tu non stia. Prima di tutto al nostro maestro delle luci, Mario Titi, il cui divieto è stato immortalato per tante settimane là sul Tamigi. Questo sarebbe il maestro delle luci. Michel. When I was a little boy, amico della prima ora, way back home in... Poi a Carletto e mamma Elisabetta, a Fred che mi ha risollevato nei momenti di crisi. I was great. Wait. Then when I was a teenager, I knew that I had got... Un infuocato abbraccio alla nostra ex segretaria di produzione Valentina Murri. Guardate come si è ridotta. Che c'ha la rogna, Michel?
Un saluto dagli inferi anche per il nostro ex operatore Gianni Orazzi, che come vedete ha fatto anche lui una bella fine. Non lo direbbe. Michel! Deciditi, Michel! Oh! Si è deciso. Un cane randagio. Al nostro uomo del sonoro Marco, al montatore Bob Hill, all'alto montatore Bruno. And you know what she told me, I was great. Ed un calorosissimo invito a raggiungermi da Belzebù all'inviato del TG2 Marco Montaldi, che a causa di una sua passione, nemmeno tanto segreta, mi ha ridotto in breve tempo all'alcolismo e ad una vita di stenti e miserie. Sapevo che c'era una vecchia ruggine. Principale causa questa del mio arrivo da queste parti. Un'ultima cosa. Ora che sono qui, al caldo, posso pure rivelare a tutte le fans che mi hanno scritto alla RAI il mio indirizzo. A tutti una bello, cara benedizione. Michel, hai steso le cuo... No. L'uomo è duro. One, ok. Two, vai, vai. Three, four, five, six, seven, per tantissime, lunghissime settimane Michel Pergolani sappiamo che ha funestato la vita della ex Swinging London. Ed è con questa ignobile gazzara finale, appunto, che credo che Michel ci saluti. Contornato come al solito da simpatiche presenze femminili e maschili. I soliti poliziotti in borghese occhiaggiavano da un angolo anche là. Michel. Where is the other one? Parla italiano. Ed eccoci qui con questa stupenda bandiera italiana alla fine di questa stagione 78-79. Siamo arrivati alla fine di questa edizione dell'altra domenica. Spero che ci siamo tutti divertiti insieme. Ma. Insieme a questi disgraziatissimi che fanno parte anche della mia troupe. E ci rivediamo, speriamo, il prossimo anno. A tutti un augurio, arrivederci da Pergolani, ciao a tutti! Ciao Michel! E grazie, l'uomo... Ai! L'ultimo scherzo del diabolico, diabolico più che mai. Everybody's talking at me. È un attimo di struggente commozione. Salutato dalla schiera dei suoi accoliti, il diabolico vola verso altri lidi. Michel, non sai che ti lasci a terra però. British Airways, San Francisco, eh? Now gate number 12. I'm going where the sun keeps shining. Va forse verso la lontana America, San Francisco, patria del rock, o verso la New York swinging degli anni che stiamo vivendo? Non lo sappiamo.